Buonasera Londra, in questo video cerchiamo di capire perché più sei magro e più è facile mettere muscolo. Ovviamente è molto difficile fare le due cose contemporaneamente, dimagrire e aumentare la massa muscolare, fare la ricomposizione corporea. Perché questo? Perché il corpo non ha la capacità selettiva di catabolizzare una cosa e anabolizzare un'altra, ovvero se c'è un deficit energetico. Questo deficit energetico si ripercuote sia nelle cellule grasse che in quelle muscolari e viceversa. Ma mio zio diceva che tutto quello che viene prima di un ma non conta e quindi vediamo perché meno grasso uguale più muscolo. Scopriamolo. Quello che andrò a dire, come tutte le cose che riguardano la fisiologia umana, si comporta come una curva gaussiana. Che cosa vuol dire? Vuol dire che meno grasso uguale più muscolo fino a un certo punto. Quando diventiamo troppo magri, è impossibile aumentare la massa muscolare rimanendo al 6% di grasso corporeo. Adesso esagero. Poi anche lì c'è una parte genetica. C'è qualche fortunato, l'1% degli atleti che pur rimanendo sotto al 10-8% di grasso corporeo riesce a mantenere o addirittura aumentare la sua massa muscolare. In generale, se l'adipocita è proprio al minimo, segnala al nostro organismo una carenza energetica che impedisce all'mTOR e a tutti quei segnali cellulari muscolari che fanno partire l'anabolismo di attivarsi. Ma per le persone comuni il discorso che andremo a fare assolutamente invece conta, perché quando dimagrisci hai più possibilità di mettere su nuovo tessuto muscolare. La ragione è molto molto semplice, riguarda sia il partizionamento calorico, ovvero le energie che stai introducendo non vanno più a nutrire l'adipocita, ma le cellule muscolari. Questo avviene ovviamente grazie sia all'alimentazione che all'allenamento. Un allenamento come dovrebbero fare le persone natural, un esercizio fondamentale dove faccio le progressioni, quindi dove lavoro in un range dalle 4 alle 6 ripetizioni, mediamente ci può stare, e dove cerco di aumentare il volume, il carico, l'intensità, la densità. Mi do una progressione che di mese in mese, sempre sullo stesso esercizio, mi fa diventare più performante. L'ipertrofia è sempre la conseguenza di un aumento di una prestazione, che può essere data nella tensione meccanica, da un aumento del carico o da un aumento del tempo sotto tensione. C'è poi una parte che riguarda sempre la tensione meccanica, ma più dal lato metabolico e meno dal lato del carico, e questo qua sarà il secondo complementare principale su cui dovrai comunque impegnarti. Alcuni fanno delle progressioni anche qui, altri fanno delle cose molto molto semplici, lavorano in un range. Nel senso, non so, faccio un 3, 8, 10 ripetizioni. Quando nel tempo sarò riuscito a fare 3x10, scarico, ritorno a 3x8 e aumento un po' il peso su quell'esercizio. Il complementare principale è una via di mezzo fra un fondamentale e un finisher, in cui l'obiettivo invece è quello di andare a consumare tutti i fosfati, andare a consumare il più possibile il sistema anaerobico lattacido, e questo tipo di lavoro mi permette di idratare meglio la cellula, di aumentare le mie scorte di glicogeno muscolare, rendendo il miocita più performante e quindi anche più ipertrofico. Vi ho parlato subito dell'allenamento perché è il vero fattore chiave. Volete dimagrire e contemporaneamente cercare di mettere su muscolo? Se non vi allenate bene, è sicuramente impossibile da fare. Un allenamento corretto va a potenziare poi quello che andremo a cercare, un aumento della sensibilità insulinica a livello muscolare. La sensibilità insulinica permette al microcircolo di portare più nutrienti al muscolo e portare via i cataboliti, e questo è essenziale perché
l'area anabolica lo deve rimanere sempre anche lontano dall'allenamento, quindi la miglior sensibilità insulinica come si ottiene? Col giusto allenamento, che non deve essere scarso, e nella maggior parte dei casi è così, ma non deve essere neanche eccessivo. Allenamenti in cui ti spacchi e poi aspetti una settimana per riallenarti non sono il massimo, perché fisiologicamente devi rimanere entro un range in cui non eccedi, ma hai una frequenza abbastanza importante per segnalare al corpo che quel muscolo ti serve, lo devi utilizzare, anzi devi migliorare la performance. L'alimentazione, così, per portare alla miglior sensibilità insulinica, deve avere un deficit calorico non eccessivo. Se il deficit calorico è oltre le 500 calorie, tutto il nostro sistema va in allarme, massa magra compresa, e non prendi muscolo. Quindi meno 500 calorie, 300-400 calorie per l'uomo, quindi leggero deficit calorico. La quota proteica e di carboidrati deve andare di pari passo, perché la sensibilità insulinica si potenzia con il dimagrimento e un miglior metabolismo glucidico. Un miglior metabolismo glucidico è dato dal fatto che i carboidrati sono comunque alti, quindi dobbiamo dimagrire mantenendo una buona quota di carboidrati. Per determinare quanti ne dobbiamo mangiare, si parte dalle proteine, che si va da 1,6 fino a 2,5 grammi di proteine per chilo di peso corporeo su soggetti normopeso. I grassi stanno da 0,6 a 0,8 in media. Qualcuno che si trova meglio con i grassi può arrivare a 1, ma non andiamo oltre, perché le restanti calorie devono essere i carboidrati. I carboidrati, se i grassi potenziano il metabolismo lipidico, i carboidrati potenziano il metabolismo glucidico, migliorano l'affinità col glucosio, migliorano la sensibilità insulinica ancora di più che fare una dieta low carb, e limitano il catabolismo muscolare. Un muscolo che ha più glicogeno grazie a un'alimentazione più ricca di carboidrati è meno soggetto al catabolismo, è più predisposto all'anabolismo grazie alle riserve di glicogeno aumentate, che a loro volta portano a miglior idratazione. Più la cellula è idratata e più i processi al suo interno sono efficienti. Il partizionamento calorico migliore sarà dato così dalla capacità dell'insulina di stimolare l'ossido nitrico all'interno del microcircolo, che permetterà una miglior distribuzione dei nutrienti verso le aree che lavorano, che sono quelle muscolari. Quindi anche qui è importante allenare tutto il corpo, gli uomini allenare anche le gambe, le donne allenare anche tutto il resto del corpo con i pesi. Le aree invece di deposito dei nostri adipociti, delle nostre cellule grasse, rimarranno più passive rispetto all'introito alimentare e anzi forniranno a loro volta il carburante ai muscoli, che lontano dall'allenamento, lontano dai pasti, funziona principalmente a che cosa? A grassi e aminoacidi e un po' di glucosio. Quindi abbiamo tutti gli elementi per capire che ridurre l'infiammazione dato dal grasso in eccesso, dall'insulino resistenza data da un accumulo di adipe a livello viscerale e addominale, un miglior microcircolo, una miglior sensibilità insulinica, una risposta anabolica corretta con l'allenamento e con l'alimentazione, ci permettono di avere più muscolo e meno grasso. Se vuoi saperne ancora di più, io ti lascio il link a Project Nutrition, dagli un occhio perché è veramente molto molto apprezzato come guida per una miglior ricomposizione corporea. E se sei un professionista sanitario e vuoi sapere come fare, c'è V-Nutrition, che è il nostro corso con crediti ECM per medici, dietisti, nutrizionisti, per tutte le figure sanitarie che possono fare le diete. Io ti ringrazio come al solito e noi ci vediamo con un prossimo video. A presto!